amici di YouTube, bentornati. Sì, sì, è vero, siamo tornati nel secondo account. Me l'avete chiesto in tantissimi, veramente tanti. Ho temporeggiato perché sono successe tante cose in questi mesi. Chi segue le live sul sito Viola sa, è uscito anche Vutere Waves, Penaconi su Star Rail, Zellezon Zero, tante altre belle cose. E quindi ci siamo ritrovati veramente oberati. Poi c'è stata l'estate, ma ora che è arrivata Nathan ci sono state anche tante novità su Genshin che non riguardano solo Nathan, ma riguardano i player in generale di Genshin. E quindi mi è sembrato giusto riaprire il secondo account, del quale, ammetto onestamente, avevo paura mi avessero rubato i dati, perché non entriamo da quando abbiamo pullato l'ultima volta per Raiden, se vi ricordate. E quindi niente, oggi ricominciamo con le nostre serie in italiano. Ovviamente non uscirà con cadenza settimanale perché siamo molto impegnate, però come sempre io vi invito a venire in live sul sito Viola, così al di là di questi momenti che sono belli vi potete vedere anche le altre live, che sono momenti di condivisione con la community, che è sempre qua con me calorosissima, mi vedete. E da adesso ragazzi noi ci ritroviamo a fare una sorta di excursus di cose importanti, nonché prendere un nuovo 5 stelle anche su questo account, perché sì lo so, sembra una follia, ma è la realtà. Ragazzi, abbiamo un 5 stelle in regalo. È successo. Mentre questi mesi di assenza da questo secondo account, è successo. E infatti, oggi valuteremo, ma non è l'unica cosa. E tornando a voi, ragazzi, adesso, perché adesso torno da voi, voi ovviamente che state guardando il video, venite a seguirmi sul sito Viola, passate su Instagram e su tutti i social, che tanto trovate nell'info box e anche che paiono a schermo lì sopra, di qua, di là. Quindi non ve li perdete. Detto questo ragazzi, a parte dobbiamo vedere la posta, perché noi dobbiamo vedere la posta, chissà che c'è in questa posta, perché saremo pieni, no Gin, ti prego, non volarti sotto, ok, saremo pieni forse di qualcosa, ma poi qua su in alto c'è il simbolo del ritorno stellare, che noi sappiamo che è stato cambiato, con l'arrivo di Nathan e il quarto anniversario di Genshin. E infatti adesso il ritorno stellare è un ritorno che non solo vi regala 40 Prime Gems per vedere un video. Non me l'aspettavo, non lo sapevo, questo l'ho appena scoperto. Non lo sapevo! Assurdo! Questo video non lo sapevo! Ma bellissimo! Ma questo trailer quando è uscito? Ma spoiler! Vabbè! Bellissimo! 40 Prime Gems! E già si vola! E già si vola, vabbè! Bellissimo, bellissimo. 40 Prime, questa è proprio bellissima la musica. La voglio mettere sullo stream deck. Però vabbè. Detto questo, eccoci qua ragazzi, ritorno stellare. Guardate, Una multi regalata semplicemente usando le resine. E poi facendo però anche l'Arconquest di... Bisogna fare l'Arconquest di Nathan, eh. Il login, il login che vi regala 100, 100 e 100, 500 più le lune, riscattiamo 100 Prime Gems di login. E poi abbiamo tutti i vari drop dei libri aumentato e drop dei talenti. Cioè abbiamo questa sorta di bentornato che dura 14 giorni che vi tira dietro al mondo. Poi desiderio attuale vi fa vedere i banner, vi fa vedere questi sono i personaggi disponibili, vi fa vedere la sezione luoghi in riunione, eccoci qua, che vi fa vedere tutti i posti che sono stati aggiunti durante quest'anno. Quindi da gennaio ad oggi hanno aggiunto la Shenyu Valley, bellissima, ci fa vedere l'area sommersa, bellissima, e ci fa vedere anche Nathan. Peccato che noi con la storia siamo agli UE. E poi verso casa, che è appunto l'Arconquest, ma a noi adesso di questo non ci interessa. Apriamo la posta, perché c'è anche la posta, e nella posta le lettere di ringraziamento più la manutenzione, quindi ci regalano 1300 Prime Gems, che sono quelle del ringraziamento, dell'anniversario, vabbè, eccetera eccetera, quindi va bene, ci siamo arricchiti. Ha scelto nella posta, che c'è ancora? Ah, qua nuovo, perfetto, no, il sondaggio non ci interessa, grazie, non lo facciamo. Ci prendiamo questa, non l'avevamo preso la volta scorsa, evidentemente ci eravamo dimenticati di prendere. E allora ragazzi, per chi comunque è tanto che non siamo su questo account, faccio un piccolo excursus veloce per ricordarvi dove siamo rimasti, prima di riprendere un pezzettino della storia. Ok, no, facciamo così, tanto non ci interessa questo pass. Allora, i banner sono questi, siamo rimasti con 2000 Prime Gems, bello. Ah, è una pool, bello, 2000 Prime Gems è una pool, siamo ricchi, devo dire,
Il PT si è cancellato, ragazzi. Il PT si è cancellato, ma tanto su YouTube voi sapete. Ah no, il PT non si è cancellato ancora. Non va più là. Allora sì, si è cancellato. Ecco. Scusate, si era rotto. Ecco. L'ultima volta che siamo stati su questo account. E non ha molti. È successo questo. Infatti questo account ha una gin trovata a PT10 nel banner army, cioè sì, nel banner army, nel banner permanente. Poi però abbiamo Deia, perché persi il 50-50 su Casua, Raiden e Tignari. Questi sono quelli che abbiamo in questo account. Abbiamo anche Chevrose, addirittura costellata. Ce l'ho costellata quanto ce l'ho sul mio main account, rendiamoci conto. Ce l'ho C1 anche sul mio main account. Questa cosa fa molto ridere, ragazzi. Comunque questo è l'account messo così al momento. E oggi siamo qua perché abbiamo una cosa molto importante, ragazzi, con noi. Perché tra le varie cose che ci sono in questa patch, login e di qua e di là, c'è questo. Cioè c'è la possibilità di scegliere. E questo lo dico per chi magari segue questa serie, che magari ha quittato Genshin, l'ha messo in pausa, però questi video li guardate, quindi magari se vede la notifica di questo video ora starà guardando. Potete semplicemente riscattare un 5 stelle gratis di quelli del permanente. Quindi qualcuno tra Deia, Kexing, Bona, Cici, Jin, Tignari e Diluc. Ma di questo parleremo più avanti, perché ovviamente non è che ve lo riscatto subito. Più ragazzi, abbiamo altri login da riscattare. Prendiamo anche qua varie cose. Io ho addirittura da fare l'abis per prendere questa. Ci regalano appunto anche la cacina, che durerà un anno, quindi c'è tempo di arrivarci. Ci sono un sacco di cose che però abbiamo analizzato in live e su queste non ci soffermiamo. Quindi dopo questo bel excursus dentro al mio account, io direi che possiamo prendere appunto, ragazzi, e continuare un po' della quest principale di Genshin, di Liyue, che purtroppo quando uscì nel lontano 2020 era tutta in inglese, e per quanto fosse comunque leggibile e godibile, niente la rende bella come leggerla nella nostra lingua originale e permetterci di capire ogni singolo dettaglio, anche a chi magari l'inglese così bene non lo mastica. Siamo rimasti, ragazzi, l'ultima volta che dovevamo andare alla Jade Chamber, e quindi noi continuiamo esattamente da dove siamo rimasti, ossia noi che dobbiamo andare alla Jade Chamber, alla dimora di Giada, per incontrare Ningguang. Quindi questo è il punto dove siamo rimasti l'altra volta. Se non vi ricordate qualcosa della storia, c'è tutta la storia da questo momento qua, tornando indietro fino all'inizio, caricata sul canale YouTube. Quindi nei video è una playlist, quindi la trovate senza problemi. Ed eccoci qua. Continuiamo esattamente da qui. Secondo Kexing dovremmo dire così. Scusate, vendete la luna qui? Sì, quante ne volete? Non è indicato parlare di numeri in questo luogo. Ah, ben detto, prego, usate questo per ascendere alla dimora di Giada. Ah sì, a proposito, siete voi due gli ospiti che Lady Ningguang deve ricevere oggi? Sì! Però il codice che hanno usato non era quello per gli ospiti, bensì quello per la Yueng. Che sta succedendo qui? Eccoci qua, è il nostro momento. Eccola! Ci siamo! La prima apparizione seria di Ningguang con noi! Ti stavo aspettando, tu che sei di ritorno dai monti di Yuyun. Ah, è Ningguang! Essendo il nostro primo incontro, ti abbiamo preparato un dono, speriamo che ti piaccia! Oh, per me? Vi ringrazio. Mi dispiace se vi ho fatto faticare tanto, considerato che siete i miei ospiti. Oh, no, nessun problema. Davvero bella questa dimora di Giada. È la prima volta che raggiungo un posto tanto elevato. Sono lieta che piaccia anche a voi. Lei è proprio 5 stelle mancata, ragazzi, non ce lo meritavamo. Questo palazzo fluttua nel cielo più in alto di qualsiasi vetta. Da questa posizione di vantaggio è possibile osservare tutta Liyue. Ho iniziato a raccogliere i fondi necessari per edificarlo quando ho cominciato ad apprendere i segreti dei mercanti, e quando sono diventata la Tianhuan non ho badato a spese per ingaggiare i migliori artigiani ed espanderlo sempre di più. All'inizio era grande solo quanto una stanza, ora è in grado di coprire la luna nei cieli di Liyue. Vi rendete conto?
e sono certa che un giorno la sua ombra si stenderà su tutte le sette nazioni. Enorme, enorme, grande quanto il globo. Alla Tiang Quan l'ambizione non manca di certo. Non sono molti forestieri di Yue che ottengono il diritto di ascendere alla dimora di Giada, ma ho scambiato delle missive con la Gran Maestra Reggente dei Cavalieri di Favonius, la nostra Jin, che è il personaggio che stiamo utilizzando adesso, tra l'altro, che mi ha parlato molto bene di voi. Pertanto ho incaricato qualcuno di mettersi sulle vostre tracce non appena avete raggiunto Yue. Ma cosa c'entra? E sono venuta a sapere dei vostri spostamenti quando vi stavate dirigendo alla locanda Wangshu. Un momento, ma allora Vergoldet era uno dei tuoi? Solo Vergoldet? No, tutti alla locanda Wangshu sono dei miei. Ha bestemmiato Paimon! Ha bestemmiato! Non me lo ricordavo! Ma che fa Paimon? Ma allora! Ma io non me la ricordavo questa cosa! Di recente ci siamo anche imbattuti nel Yueng. Presso la balista Guizhong, no? Non ci avrei spiati da qua su per tutto il tempo, vero? Temo che sia un po' difficile osservare qualcuno da un'altitudine tanto elevata. I nostri occhi e le nostre orecchie sono più che sufficienti. Siete due persone molto interessanti, dopo tutto. Sviluppare un certo interesse è naturale. Keqing ha detto che le sette stelle non avrebbero mai voluto il male di Lex Lapis. Beh, non mi aspetto che vi fidate di noi, considerando che avete avuto molte più interazioni con gli adepti. Vi ho invitati qui per chiarire alcuni malintesi. Eccoci qua, l'unico limite è il cielo. Bellissimo l'achievement, non me lo ricordavo. Parla con Ningguang, va bene. Credo che abbiate sentito parlare della guerra degli Archon, solo a grandi linee. Vogliamo di più, raga, vogliamo di più. Un tempo, molti dei venivano in questo mondo e per 2000 anni combatterono molte lunghe guerre. Si versò molto sangue e innumerevoli vite furono perse. Alla fine, a Teyvat rimasero solo 7 vincitori. Fondarono città e nazioni sui cadaveri dei loro nemici, dando così inizio all'era dei 7. Da qui si vede la foresta di pietra di Guyun, vero? Non è una formazione rocciosa naturale. Quelle sono lance di guerra gigantesche scagliate da Rex Lapis durante la guerra. Io ho bisogno di vederla fisicamente, cioè io ho bisogno che mi facciano vedere queste cose successe. Sotto di esse giacciono coloro che Rex Lapis sconfisse a quei tempi, dei che non riuscirono a guadagnarsi il titolo di Archon. Non solo gli dei possono morire, ma anche i membri dei sette sono cambiati negli ultimi 2000 anni. La morte di Rex Lapis è un disastro inimmaginabile per gli Yue, ma l'ordine dei sette non crollerà semplicemente per questo. Prima o poi sorgerà un nuovo signore di Geo. Ma come possiamo dimenticare Rex Lapis? Quando sarà il momento, i rapporti fra la gente di Yue, gli dei e gli adepti cambieranno sicuramente. Persino in una nuova era, le stelle dei sette di Yue rimangono gli ex sudditi di Rex Lapis. Ci credete davvero capaci di aver cospirato per causarne la morte? O credete che non avessimo la capacità di prevederne le ovvie ripercussioni? Ma allora nascondere l'Exuvia perché? Quel giorno, al belvedere di Eugene, è successo tutto all'improvviso. Anche io sono stata colta completamente alla sprovvista. C'eri anche tu. L'avrei visto di sicuro. Ma il nostro nemico si celerà al tempo all'interno del porto. Se non agiamo subito contro di lui, otterrà di certo un vantaggio su di noi. Nascondere l'Exuvia era necessario per riprendere l'iniziativa, per tornare a essere il ragno impaziente attesa delle sue prede. Chi è questo nemico di cui parli? Secondo te, viaggiatore? È lui? Eh? Di che cosa stai parlando? Ben detto. Eh? Lui? Ah, qui fuori il panorama magnifico, ma il vento è un po' troppo forte. Siamo pronti a ricevervi con tutti gli onori ora. Prego, da questa parte. Lui. Ovvia. Si entra. Io e lui, Riccardo, lo associo a te. tracce del talento erano disponibili, ci fa tanto piacere, ma noi siamo rimasti un po' indietro.
Rilassatevi pure. Fate come se foste a casa vostra, se lo desiderate. Possiamo davvero? Vi ho invitati qui come miei amici e quando degli amici si ritrovano è importante che si divertano, naturalmente. È quello che credo? Cosa abbiamo visto? Oh, ma non è la bacheca... quella... cos'è quella bacheca leggendaria? Oh, vedo che sei informata. È perché ne parlano perfino in cantastorie. Tutti sognerebbero anche solo un pezzo di quella carta proveniente da quella bacheca. È famosissima! Lo è perché vi sono affissi i segreti di Liyue. I mercanti sono sempre stati attratti dai segreti. Ma i segreti del mondo dei mercanti non sono di alcun interesse per te, giusto, viaggiatore? Tu sei davvero speciale e credo che tu ne sia consapevole. Se possibile, vorrei avere la tua fiducia. Ma se dovessi scegliere di chi fidarti tra me e Keqing... beh, tra la tua osservazione delle regole e la tua disattenzione, sceglierei Keqing e il suo scetticismo verso la divinità. Di chi ci fidiamo? Di chi ci fidiamo? Di chi ci fidiamo? È un casino questo. È un casino. Comunque, ovviamente, bisogna essere furbi. Quindi, in questo momento, anche se non sappiamo come si evolvono le cose, perché non lo sappiamo, noi ci fidiamo di chi è qui. Sceglieresti Keqing? Un po' me lo sentivo. All'inizio la credevo un po' troppo testarda con qualcuno come lei tra le sette stelle. Ho dovuto rimediare un po' di problemi aggiuntivi dietro le quinte. Io in questo momento volevo tantissimo cullare Keqing perché mi piaceva proprio così, perché si era presentata in maniera interessante e volevo tra tutti perdere il 50-50 o trovarla nel permanente, proprio perché mi era piaciuta questa cosa e lei andava contro gli altri, no? Sì, poi vabbè, adesso l'ho trovata un po' troppe volte nel primo account, quindi non la voglio più, però tra quelli del permanente era quella che volevo di più a suo tempo. Ma poi ha detto, l'era degli adepti è tramontata da tempo. Se nemmeno le sette stelle di Liyue vogliono affrontare la verità, che futuro può esserci per Liyue? A quel punto, beh, devo dire che diversi dei miei dubbi si sono dissipati. Non negherò che la scomparsa di Rex Apis paia utile ai nostri scopi. Ma per il bene di Liyue non possiamo permetterci che ci incatenino alle dicerie sulla nostra brama di potere. Immagino che dietro a queste dicerie ci siano anche i Fatui? Esatto. A quanto pare hai capito cosa intendevo dire sin dall'inizio. Ho ordinato io l'obbligo di silenzio e che Lexuvia venisse nascosta, in modo da stabilizzare temporaneamente la situazione ed evitare che si ripetesse qualcosa di simile all'incidente di Mondstadt. Con la morte di Rex Lapis, i Fatui si sono dedicati a molte attività clandestine, al di là dei propri incarichi ufficiali. In quanto Tian Quan è responsabile di Liyue, non posso fermarmi solo alle apparenze quando si tratta di loro. Consentire le celebrazioni del rito dell'ascensione significava anche guadagnare del tempo per consentirci di assumere il controllo amministrativo di Liyue. Zhongli aveva ragione. Le sette stelle hanno messo a disposizione il luogo per celebrare il rito solo per poterci usare per i loro scopi. Aspetta un attimo, a proposito di scopi, Paimon può dire un'altra cosa? Ma certo. Paimon ha sentito dire che chi ti porta un dono ottiene qualcosina in cambio. Questo vale anche per Mamutile Paimon. Io Paimon, ti giuro veramente. Stai dicendo sul serio, Paimon? Oh, non ti preoccupare, mi piacciono le persone senza peli sulla lingua. Beh, di recente vi abbiamo causato non pochi problemi. Faremo così. Potete prendere un qualsiasi oggetto qui presente e portarlo con voi. Paimon proprio accattona, accattona. Evviva! Paimon aspettava solo che lo dicessi. Vediamo, cosa potrebbero prendere, nuovi Paimon? Uno di quei fogli della bacheca? Non guardare Paimon in quel modo. Uno di quei fogli vale una barcata di soldi. Anche uno piccinino come un'unghia del mignolino di Paimon. Immagina quanti mora ci farebbe guadagnare un foglio intero in buono stato. Paimon è veramente allucinante. È stata una ricerca facile. Il foglio più grande è proprio qui, nel punto più ovvio. Prendiamolo. La, vediamo cosa c'è scritto sopra. Qui c'è un posto cerchiato di rosso. Che sia un tesoro, qualunque cosa sia, meglio che ci faccia vivere nel lusso smodato. Vediamo cosa c'è scritto. Sigillo del consenso, eccetera, eccetera. Fatui, ricerche, copia, Ah, non sembra niente, per niente un tesoro. Questo foglio dice che una spia delle sette stelle ha trovato delle tracce di ricerche segrete dei Fatui sul sigillo del consenso. Ah, Ningguang diceva che i Fatui stavano commettendo un sacco di malefatte all'ombra di Liyue, diffondendo calunnie, vogliono mettere le mani sul corpo dell'Arcon e così via. Ma delle ricerche sul sigillo del consenso? Paimon si chiede cosa stiano architettando. A proposito, esiste anche un qualche legame tra te e il sigillo del consenso, Maui.
Forse ci saranno comunque delle sorprese per noi. È tutto un po' troppo perfetto. Chiaramente Ningguang sta cercando di condurci a queste conclusioni. Ah, credi davvero? Beh, allora non andiamo? No, quello che intendo è... Oh, quindi stai dicendo che è proprio perché non ci si può fidare del tutto di Ningguang che sarebbe meglio verificare quanto dice di persona? È una cosa che Paimon non capisce bene. Secondo Paimon lei è stata molto buona con noi. Comunque sia, magari hai ragione. Prima di andare a cercare Zhongli alla palude di Diwa, raggiungiamo il posto cerchiato su questo foglio e vediamo se davvero i Fatui stanno combinando qualcosa. Ragazzi. Ragazzi. Questo punto della storia. Questo punto della storia. Ragazzi. Mandare qua. Ci stiamo avvicinando ad una parte molto importante della storia. Molto. Che bello. Bellissimo. Bellissimo. Sì, comunque anche io avrei lanciato Paimon per la maleducazione, sono totalmente d'accordo. Jin, scendi, amore. Oh via, c'è da menare i Fatui, ragazzi. Con questo grandissimo team. Questo grandissimo team, vai Jin, menali. Menali come solo tu sai fare. Non c'ho nemmeno un crio, voglio capire come gli tiro giù la barra a questo, non si sa, ma non importa. Ho bisogno della ulti di Shaling al più presto. Ho bisogno della ulti di Shaling al più presto, vai Jin, mena. No, hanno messo... Vai Shaling, ho bisogno della tua ulti! Ricaricala, ricaricala al più presto! Senza energy recharge, senza nulla! Però vi giuro, lo sapete, è proprio divertente vedere quanto magari all'inizio si faceva fatica a fare determinate cose che ora ci sembrano così naturali. Veramente, vi giuro, fa proprio impressione. Oh, che bello questo overload. Fate Barbara e fa il Vaporize, ragazzi. Guardate Barbara di Vaporize, impazzita! Impazzita col Vaporize! Ah, c'è anche lui. Dove è finito il tipo? Ah, si siete... Ragazzi, ma dove è andato? Ma dove è andato questo? Messo la barra. Hai messo la barra Pyro, ma te non sai che qui c'è una barbara! C'è una barbara che guarda, ti fa gli attacchi, ti fa il vaporize, Barbara, non scherzare, guarda con i Guba. Guarda i Guba. Il Guba non la prende, però. Non me lo colpiva. Ma questo dove si è piazzato, ragazzi? Io vi giuro. Io vi giuro. Guarda, guarda, guarda. Ok, abbiamo eliminato. Questo diventa un casino. Quello Geo diventa un casino quando mette la barra è finita, cioè adesso. Eccolo, questa la barra non gli si tira giù con nulla. No, non è vero, si tira abbastanza bene. Anche perché Jin mena di danno fisico, boom, tira delle mazzettate allucinanti. Brava Jin, brava. Brava, brava. Brava, Barbara, vai, vai. L'abbiamo messa all'angolo. Un corvo, un piccione e un idol. Guardate, c'è cioè, un piccione corvo, un orso, un idol. Guardate il lavoro di precisione. Messa all'angolo dal gruppo l'orsetto. Là dovrebbe essere l'ultimo. O c'è qualcun altro? C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Oh, qui c'è una casa. Ma lui che ci fa qui, ragazzi? Io ce la faccio, mi sento sulla luna. Ok, ho lottato solo per doggiare in realtà.
Ma dove sta salendo, ragazzi? Ma dove me li hanno incastrati, sti fasui? Ma dove me li hanno messi? Che Guba non ci arriva lì! Ma io non me li ricordavo così, tipo, abbarbicati sulla montagna. Secondo me, cioè, tipo, mi si sono buggati. Ma scendi, bravo, bro, perché almeno riesco a pigliarti, e se no è complicato. Stai calmo, lascia stare. Guarda, guarda di Vaporize, guarda. Guarda, guarda di Vaporize, guarda. Bambina più orso. Fatto. Oh, ce l'abbiamo fatta, ecco qua. Tosta, ma ce l'abbiamo fatta, incredibile. Eccoci qua. Esamina le ricerche dei Fatui. Tan, 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 tan. Ci sono così tanti talismani e anche parecchi fogli bianchi. Ma che cosa serviranno? Sembra che stiano copiando il motivo del talismano. Magari stanno provando a riprodurre il talismano? Paimon ha già visto questo motivo. Ma dove? Oh, Paimon ricorda, identica al sigillo del consenso che ti ha dato il principe Child, per chi non lo sapesse. Ma come mai una reliquia degli adepti sarà finita tra le mani di qualcuno come Child? È strano. Non è una semplice reliquia. Ah, giusto. Vestale nelle nuvole ha detto che quando il signore di Geo creò il sigillo del consenso, non fu perché venisse usato come una reliquia qualsiasi. Un tempo i talismani come quello venivano utilizzati nella guerra degli Archon per incanalare il potere degli dèi. Che i Fatui stiano cercando di copiare il sigillo del consenso nella speranza di ottenere un effetto simile? Incanalare il potere degli dèi in una battaglia? Wow, sembrava parecchio pericoloso! A quanto pare i Fatui stanno davvero architettando qualcosa. Forse questo foglio è solo una piccola parte di un piano molto più vasto. E la trama si infittisce. Mamma e Paimon dovranno tenere d'occhio Child, poco ma sicuro. Ok, era di levare le tende. Dobbiamo vedere Zongle più presto. Ultima fermata del nostro tour di preparazione del rito dell'ascensione. La palude di Diwa. Andiamo, Paimon detesta essere in ritardo. Ok, Paimon, però stai calmo, per favore. Grazie mille, gentilissimo. Andiamo. Non abbiamo nemmeno questo teleport, raga. Sapete cosa? Andiamo a piedi, dai. Facciamo una passeggiata così lo sblocco. Facciamo una passeggiatina così lo sblocco, dai. No, c'era un teleport più vicino alla palude. Però almeno così lo sblocco. Tanto è disgustante. Mi sento un po' così nella vita io, in realtà, eh. Se devo essere sincera, mi sento così nella vita. Guarda che gruppetto qui. Beh, salve. Ma un congine li rimando via. Ok. Sconfitti Melmini, possiamo andare. Bellissimo, con Gin vola tutto. Let's go. Tirim. Oddio, questi Whopper Flower me li riconosco. Sono quelli che li affrontavo sempre quando facevo il giro dei Whopper Flower. Vi giuro. Questi erano sempre tra quelli che affrontavo quando facevo il giro. Che li mettevi sulla mappa. Quando dovevi droppare i Whopper Flower per ascendere tutti i personaggi. Che all'inizio tantissimi c'avevano l'ascensore con loro. Qui c'è una cassa. Oddio, lì c'è il coso. Mi ha visto? È un po' tosto da sconfiggere. Scusami, Guba, gentilmente. Grazie, gentilissimo. Ok, dov'è? Eccolo. Ragazzi, all'inizio questi facevano un male boia. Cioè, io mi ricordo, ma facevano un male terribile.
Mi asciuttavano sempre. Ma veramente? Ma questi erano troppo rotti a inizio. Questi iniziano troppo rotti, ragazzi. C'è ancora vivo. La cosa bella però è che Ozzo li vedeva lo stesso. Io usavo Official nel mio momentin. E c'era Ozzo che li vedeva lo stesso. Non so perché c'era Ozzo, era troppo, tipo overpowered. Li vedeva anche quando erano invisibili. Ce la facciamo? Sì, dai. Conto su delle potenzialità di questa Jin. Dai, ci sei. Brava, meno male c'era questo step intermedio. Se no, ah, c'ha la cassa. L'ho aperta per poi andarmene. In tutto ciò, grazie. No, ti ho aperto, ho fatto aprire a Guba e poi me ne sono andata, capito? Ho fatto questa cosa. Grazie ragazzi, grazie mille. Vedete perché mi servite? Andiamo. Oh. Eccoci. Dai, Gino, un'altra cosa ce la fai. Perfetto. Bravissima. Visto, almeno abbiamo questo teleport qua che non avevo ancora sbloccato. Almeno siamo a posto. E siamo vicinissimi, tra l'altro. Ciao, Mick. Ok, andiamo. Ok. Facciamo quest'altro pezzettino di storia. E poi il momento della scelta. Sono scivolose le rocce a Yue, comunque, vedo. Noto che sono molto scivolose le rocce a Yue. Ok, andiamo. Eccolo qua. Appena in tempo, sono arrivato pochi istanti fa. Vi siete goduti la vostra visita alla dimora di Giada? Era così grande, bellissima e tutto sembrava così costoso. Paimon non aveva mai visto un posto tanto lindo e pinto. Hai ragione, non è secondo a nessun altro in tutta Yue. Allora, avete incontrato Ningguang, immagino. Di che avete discusso con lei? È ricchissima e super generosa. Secondo Paimon è molto amichevole. La gente d'affari è sempre amichevole, se giova ai suoi interessi. Sì, lui la pensa molto diversamente su Ningguang rispetto a Paimon. Crede perfino che quella Yueng priva di tatto sia più degna di fiducia di lei. Oh? E così vi siete incontrati anche con Keqing? E lei che cosa ha detto? Ha detto: l'era degli adepti è tramontata da tempo. Se nemmeno le sette stelle di Yue vogliono affrontare la verità, che futuro può esserci per Yue? Non ho proprio alcun rispetto per gli dèi. Sì, contrariamente alla spavalda Keqing, Ningguang ha una natura più che affarista, anche se entrambe sono membri delle sette stelle. Sebbene abbia un modo di fare amichevole, non è molto da discernere le sue vere intenzioni. Ningguang è molto astuta e ambiziosa. Sì. Si è affidata solo alle proprie forze per raggiungere la sua posizione attuale. Nessun altro riuscirebbe mai a fare lo stesso. Si dice che lei ci sia dietro la costante espansione della dimora di Giada. È la seconda cosa più importante al mondo per lei. Anche se dovesse abbandonare la carica di Tianhuan, non abbandonerebbe mai la dimora di Giada. La dimora di Giada è solo la seconda? E la prima qual è allora? La dimora di Giada? Ok, no, scusate, non l'aveva caricato. Imora, ovviamente. Non fa una piega. Ningguang non ha fatto altro che parlare dei fatui di qua, i fatui di là. Ha detto che dopo Rex Lapis è stato ucciso, i fatui hanno sempre cercato di mettere le loro minacce su Yue e che non c'è da fidarsi di loro. I fatui sono sempre stati così, non c'è nulla di sorprendente. E ora stanno cercando di riprodurre il sigillo del consenso. Non importa cosa stiano architettando, dovete essere prudenti con loro, restate sempre allerta. C'è qualcosa in particolare che Mao e Paimon devono procurarsi alla palude di Yue per il rito dell'ascensione? Sì, in effetti sì. Oggi coglieremo degli splendigilli. Splendigilli? Ma perché venire fin qui? Nel giardino del Belvedere di Yujin non ce ne sono? Crescono anche nel villaggio di Qingxie. Ah, giusto. Paimon ricorda che Madame Ping si occupa sempre dei fiori. Magari possiamo chiedere a lei. No, sono tutti gigli coltivati. Non vanno bene. Un tempo la palude di Diwa era ricoperta di splendigilli. Sono fiori ricolmi di gioia che ascoltano il canto delle persone. Prima della guerra degli arco la palude di Diwa era una terra salubre e fertile, ma la guerra
causò degli smottamenti e quel luogo venne invaso dall'acqua, diventando l'acquitrino che è oggi. Quasi tutti gli spendicilli morirono. Certo, alcune varietà di fiori sono state preservate e coltivate dagli abitanti della città, ma pochi sanno che gli spendicilli si trovano anche in natura. Gli esemplari selvatici hanno un aroma più intenso. Se vogliamo seguire la vera tradizione del rito dell'ascensione, dobbiamo macinare dei gigli e porre la loro polvere in un incensiere di incenso perenne. Ma mi servirà il vostro aiuto per procurarmi quei fiori. Hai bisogno che li colga io o che canti? No, ho bisogno che tu canti per loro. Cantare i fiori renderà ancora più fragranti il loro profumo. Eh? Come te la cavi con il canto, Maui? Sono abbastanza intonato. Davvero? Chissà perché Paimon non ti crede. Lo scopriremo solo quando comincerà a cantare. Non me la ricordavo questa cosa, posso dirlo? Questa cosa del cantare l'ho rimossa totalmente. È ora di cantare, inizia quando vuoi. Cosa? Ma io sta cosa l'avevo completamente rimossa. Che cos'è successo? Cioè ragazzi, abbiamo evocato dei Whopper Flower da quanto ha cantato male. Ma che mi state dicendo? Poi vabbè, io ovviamente la mia storia, la principale, l'ho giocata con Lumin. Quindi Lumin canta diversa da Aether, ma io penso che il risultato sia stato sempre il solito, ovviamente, quindi... Piano, quello laggiù sei al mare. Sto ammazzando questo ora, non mi disturbare. Dopo è anche il tuo turno. Ora sono con questo. Sta gente impaziente. Ok. No, ragazzi, questo con quanto è esattamente. Basta. Ok, sei rimasto soltanto tu, fiore arrabbiato. Basta. Basta. Silenzio. Ok. Quelli non erano spendicilli. Quelli non attaccano le persone. Quei fiori hanno davvero degli ossi duri. Questo piccolo mostro è un malefiore. Strano. Questi petali hanno un aspetto interessante. Gli spandigigli usati da questi malefiori per celare la loro natura sono rimasti a lungo a contatto con loro. Sembra che questo abbia donato ai fiori delle proprietà medicinali insolitamente potenti. Raccogliamo questi più petali possibili. Beh, è una bella cosa! Ma questi petali saranno utili per il rito d'ascensione? Sfortunatamente, no. Ma dai! Scusate! Ciao, Ganyu! State cercando degli spandigigli? Oh, ehi, chi era? Ah, Paimon non ricorda. Ah, ciao, Ganyu. Ciao, viaggiatore. Mi dispiace che ti ricordi ancora il mio nome. Ah, a proposito, com'è stata la vostra visita alla dimora di Giada? Beh, sarebbe stata molto più piacevole se ci avesse detto come arrivare lassù. Non me l'avevo detto? Ma sì, invece. No, abbiamo scoperto noi come fare. Non è un segreto, quindi magari pensavi che non lo sapessimo. È stata colpa nostra che non averlo chiesto. Oh, capisco. Mi sa che mi sono davvero dimenticata di dirglielo. Oh, Ganyu sembra un po' strana. Si sta comportando in un modo diverso dalla prima volta in cui siamo visti, perché ora è molto molto meno seria. Al tempo vi avevo incontrati in vesti di emissario della Tenhuan, ma ora sto semplicemente facendo una passeggiata per vedere i fiori. Sei venuta qui per vedere i fiori? Perché non accontentarti dei giardini della città? Il belvedere di Yunjin è il luogo in cui Rexapis ha lasciato questo mondo. Non riesco a passeggiare in quei giardini ormai vuoti. Ogni volta che i miei impegni mi portano nei pressi del belvedere di Yunjin, tiro le tende delle finestre per non guardare i giardini. Oh, scusa, sarebbe stato meglio se Paimon te l'avesse chiesto.
No, non preoccuparti, è solo che non ho ancora elaborato le mie emozioni. Quando la guerra degli Archon giunse al termine 2000 anni fa, i primi 7 si ritornarono agli UE per bere insieme a Rex Lapis, ma 5 di quei 7 morirono ancora prima di Rex Lapis. Fu davvero un cambio della guardia. Questo significa che... Sì, ora che lo spirito di Rex Lapis è tornato nei cieli, l'unico dei primi 7 ancora tra noi è Barbatos di Mondstadt. 20! L'unico! 20! Gli altri 5, inclusa la Shogun Raiden di Nazuma, non sono più gli stessi amici di 2000 anni fa. Quella è la prima volta che la menzionano seriamente, ragazzi. Farò una foto a questo momento. Intanto Venti si è a bersela al bar. Qui la Shogun Raiden di Nazuma. I miei inchini. Tra i 7 Archon di oggi, il più giovane è il dio delle dendro di Sumeru. Ma no, raga, ma quelli menzionavo tutti! Ha appena 500 anni, mentre Rex Lapis aveva oltre i 6.000 anni al momento della sua morte. Ciò significa che gli UE è stata sotto il controllo di Rex Lapis dal momento della sua fondazione. 3.700 anni fa, la città non ha ancora dovuto dire addio alla sua divinità. Tu cosa ne pensi di questo addio? Oh, questa è una domanda un po' improvvisa. Io... Da mortale non ho mai osato immaginare un UE senza Rex Lapis, ma come adepta credo che prima o poi accetterò la realtà. Dalla morte di Rex Lapis, il tempo del contratto di UE con gli dei e gli adepti è giunto al termine. Eh? Hai appena detto come adepta? Sì, io ho origini umane e Kilin. Nelle mie vene scorre il sangue degli adepti. Ho combattuto per Rex Lapis e per la città di UE durante la guerra degli Archon. Al termine della guerra ho stipulato un contratto con Rex Lapis e ho assunto il ruolo di segretaria delle 7 stelle. E ancora oggi offro i miei servizi in tale veste. Allora sei una mezza Kilin. Ora si spiegano le corna. Ma allora hai un sacco di anni. Ecco perché dimentichi tutto. Beh, lasciamo questa discussione un altro giorno. Dicevate che siete qua per gli spandigilli, giusto? So dove trovano gli selvatici, vedete, ma ho appena colto uno. Ecco, potete averlo, se lo desiderate. Non osiamo rifiutare tanta generosità. Oh, quindi hai cantato prima di coglierlo? Sì, conosco bene questa tradizione. Ho cantato una ballata locale di due. Oh, quindi anche tu sei il fatto tuo. Grazie, Ganyu. No, siete voi che dovrei ringraziare. Senza questo incontro fortuito non avrei mai pensato di poter contribuire all'imminente addio al nostro antico signore. Se volete scusarmi, ora è meglio che torni al lavoro. Buona fortuna! E con questo ci siamo. I nostri preparativi per l'ite dell'ascensione sono per lo più completati. Visto questo, quanto è appena facile cogliere i spendigilli, credo che sia stata un'ottima conclusione sotto molti aspetti. Zhangli mi sembra una persona adatta a lavorare nello sviluppo agricolo. Sì, fai mangiare, immagino avviare un'attività agli UE. Ho fatto parecchi investimenti nel corso della mia vita. Avviare una nuova impresa è sempre difficile all'inizio e richiede molti sforzi. E una volta che gli affari vanno a gonfie vele, lo stress inizia lentamente a consumarli. Bisogna essere in grado di prendersi del tempo per sé e per guardarsi dentro. Se non si fa attenzione, a furia di trascurare il proprio cuore, si rischia di incorrere in danni irriparabili. Oh! Sentito? Paimon deve averne passate di cotte e di crude. Bene, penso che ora sia tempo di tornare al porto di UE. Eccoci qua. E direi che questo invece è il punto perfetto in cui noi ci interrompiamo, così che la prossima volta facciamo, celebriamo il rito per salutare il nostro defunto Rex Lapis. Quindi mi sembra perfetto. Ma prima di volgere al termine di questa parte, ci siamo lasciati con un punto interrogativo importante che dobbiamo chiarire subito. Ossia, quale sarà il 5 stelle che si unirà alla squadra? Perché appunto... Io ci ho un po' pensato in questi giorni perché non volevo perdere appunto troppo tempo. Ovviamente Jin, Deia e Tignari li ho, quindi ricadrei su Diluc, Cici, Mona e Keqing. E ho fatto tipo vabbè un po' di ragionamenti così a caldo e vabbè Diluc non lo prenderei nemmeno se fosse l'ultimo uomo sulla Terra. Cici a C0 non mi fa impazzire, Mona pure, quindi io pensavo che Qing, perché avendo Raiden e Tignari posso fare un Aggravate e quindi vado di Aggravate almeno, e con Barbara diventa Hyperbloom, almeno facciamo Team Aggravate con Tignari sub, che mette la E, Raiden sub ovviamente, Qing main DPS e Barbara healer, che quindi applica Hydro, l'Hyperbloom. Quindi tornando al discorso di prima che stavamo facendo sul fatto del
quale appunto personaggio avrei preso nel mio primo account se avessi potuto scegliere, che poi in realtà è il personaggio con cui ho perso il mio primo 50 e 50 nel primo account, anche nel secondo account, il momento in cui posso scegliere, vado a scegliere sempre Kexing, perché comunque rimarrà sempre la mia preferita fra i 5 iniziali. Poi sono arrivati Tignar e Deia, che sono entrambi carini, sono entrambi belli, ma per l'appunto in questo account li ho entrambi e quindi rimango sulla mia bimba iniziale, e quindi adesso la riscattiamo. Sì. La prima Kexing non si scorda mai, che sia in un account o nell'altro. È stato il mio primo 50-50 perso nel main account, e quindi insomma sono contenta di averla presa anche qua. Mi piace, è un personaggio che a me piace. Poi vabbè, ci ho fatto il cosplay. Il mio primo giorno in vita mia, in fiera, in cosplay di tutta la mia vita, ho fatto il suo. Al primo look che sono andata in cosplay, che è stato il look del 2021, ho portato il cosplay di Kexing e il cosplay di Barbara. E il primo giorno in cosplay ho portato Kexing e il secondo Barbara. Quindi è anche il primo cosplay che io ho portato in fiera nella mia vita, quello di Kexing. Quindi ci sono tanto legata al personaggio. Esatto, le foto quelle fatte sulle mura, esattamente. Quindi, detto questo, visto che abbiamo terminato, me ne fai invitare anche un altro? Visto che abbiamo terminato la parte e siamo arrivati a questo punto, io vi ringrazio per essere stati qui con me finora, ringrazio chi questo video lo vedrà in differita e sarà rimasto fino a questo momento, e cercheremo di riportarlo con un po' più di frequenza, non vi posso promettere la cadenza settimanale perché ho tante cose da fare, però venite in live sul sito Viola, seguitemi su Instagram e sugli altri social che tanto trovate qui sotto, e almeno rimanete sempre aggiornati, così anche se magari non vedete questa storia che prosegue, vedete quante altre cose facciamo e vi rendete conto del perché questi episodi tardano ad arrivare. E niente, vi ringrazio se siete stati qui fumi finora, e noi ci vediamo in un prossimo video a tema del secondo account.